E quindi chiamo la senatrice Anna Bonfrisco, siamo in attesa che arrivi, anche lei coinvolta dagli stessi problemi di Garavaglia, quindi intanto possono accomodarsi il direttore di Confida Michele Att, il direttore della ricerca e sviluppo di Corepla Antonio Protopapa ed Erika Simonazzi, direttore marketing di Flo e responsabile del progetto Rivending. Ok, allora anche qui facciamo come con Garavaglia, cioè aspettiamo quando arriva Bonfrisco, la facciamo intervenire. E il tema di questa seconda tavola è la direttiva europea e il futuro della plastica monouso nel vending, perché qui stiamo parlando a voi che siete di questo settore. Il Presidente ha, nella sua introduzione, ha già detto, ha preannunciato quali sono le tematiche, voi immagino che le conosciate comunque benissimo. Qui procediamo con delle slide, giusto? I partecipanti hanno da raccontarci alcune cose attraverso delle presentazioni. Se così è confermato, io do la parola al direttore dottor Att. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, insomma, della plastica abbiamo parlato in diversi incontri che abbiamo fatto nelle reti territoriali, in gruppi merceologici, però è giusto riepilogare un po' dove siamo oggi. Perché noi leggiamo sulla stampa magari notizie, pensiamo già che la direttiva sia applicata, in realtà è ancora il processo della direttiva è ancora in corso. Quindi per un po' riepilogare, voi sapete che dall'inizio anno, il 16 gennaio, l'Unione Europea ha dato vita a una strategia europea sulla plastica, il cui obiettivo è quello di cercare di salvaguardare l'ambiente, in particolare i mari, dall'inquinamento plastico. Il 28 maggio è stata pubblicata questa bozza di direttiva. Questa bozza di direttiva ha un po' lo scopo di identificare quei prodotti, quei 10 principali prodotti in plastica, monouso in plastica, che sono i responsabili, sulla base delle indagini fatte dall'Unione Europea, di questo inquinamento marino. E indicare delle prescrizioni, quindi alcuni prodotti monouso verrà chiesto una riduzione del consumo ed altri addirittura un divieto di emissione sul mercato. Quindi insomma una direttiva che abbiamo visto, adesso la vediamo nei particolari, però che ci ha colpito molto, perché impatta su un settore, adesso parlo più in generale del settore del monouso della plastica, che è un settore del Made in Italy italiano, quindi è un settore in cui operano delle imprese sul territorio in Italia che hanno dipendenti eccetera, e quindi insomma è sicuramente una direttiva che ha un impatto economico importante. Nel prosieguo questa direttiva è stata approvata dalla Commissione Ambiente e poi dal Parlamento Europeo in plenaria il 24 ottobre, però oggi non è ancora una direttiva approvata, perché c'è un altro passaggio istituzionale, che è quello del trilogo, che è un istituto che mette insieme il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, che deve poi fare le ulteriori modifiche per arrivare al testo definitivo che ci aspettiamo per l'inizio del nuovo anno. Dopodiché gli Stati nazionali hanno fino a un massimo
di 2 anni per implementare la direttiva nella legislazione nazionale. Chiaramente questo non avverrà probabilmente in 2 anni, il nostro governo ha già annunciato sulla velocità in questa attività, però questo ancora non lo sappiamo. Questa è premessa per capire i tempi un po' di questa direttiva, perché i giornali magari anticipano delle tematiche come se fosse già in vigore, quando in realtà ancora in vigore non è e ha bisogno di alcuni passaggi. Ora, la direttiva, il Presidente stamattina l'ha detto in maniera molto chiara, noi quando abbiamo visto inizialmente il testo abbiamo detto questa direttiva non ci riguarda, questa direttiva è nata sul pensiero del retail, non certo sul pensiero del vending, però in effetti siccome il nostro settore utilizza questi prodotti che sono, le prescrizioni sono per prodotto, quindi questi prodotti che sono nella direttiva ci interessa molto, perché riguarda i bicchieri per i quali si richiede una riduzione del consumo del 25% entro il 2025, vi ricordo questo è un target minimo, poi il governo nazionale dovrà indicare sia il proprio target, i propri obiettivi, sia delle modalità per arrivare a questo risultato che concorderà con l'Unione Europea. Questa riduzione riguarda, ahimè, tutti i tipi di bicchieri del nostro settore, quindi riguarda sia i bicchieri in plastica, sia i bicchieri in carta con dentro il film in plastica, sia i bicchieri in carta col film in bioplastica, quindi riguarda il 100% dei bicchieri che il nostro settore utilizza, e questo è l'elemento di grande preoccupazione. Elemento di altrettanta grande preoccupazione, maggiore ancora preoccupazione, è quello delle palette, che è un elemento fondamentale della nostra attività, per i quali rientra in un cluster che prevede anche i piatti di plastica, le posate di plastica e le cannucce, e si richiede il divieto di immissione nel mercato entro 2 anni, quindi dal 1 gennaio del 2021. Quindi insomma un aspetto molto, molto stretto. Noi adesso queste cose, quando arriverà anche la senatrice Bonfrisco, ci confronteremo su questi aspetti. E infine ci sono delle prescrizioni sul tema delle bottigliette dell'acqua, questo riguarda ovviamente di più i produttori dell'acqua, prevedono che entro il 2025 le bottigliette dovranno essere prodotte con un minimo del 35% di plastica riciclata e debbano essere completamente riciclabili. Inoltre prevede che i coperchi e i tappi dovranno essere attaccati alla bottiglietta e si dovranno adottare delle misure di raccolta differenziata entro il 2025 per raggiungere un target veramente, veramente impegnativo, quello del 90%. Ora, appunto, come dicevo, quando abbiamo visto questa direttiva, effettivamente la prima reazione è stata quella di stupore, dire ma il vending qua cosa c'entra? Principalmente per 3 motivi. Il vending è un circuito chiuso, come accennava già il Presidente in apertura, il vending al 97% sta all'interno di luoghi chiusi, ospedali, aziende, scuole, università, dove vi è il recupero e la raccolta differenziata della plastica, dove il consumo è nell'immediata vicinanza della macchina. Quindi la possibilità che i nostri prodotti di plastica creino inquinamento marino è veramente, veramente ridotta. Inoltre, e qui poi vedremo, perché noi stiamo facendo un passo in avanti con il Corepla e con Union Plast, abbiamo promosso questa iniziativa Revending che stanno svolgendo la FLO e 2 società di gestione nella fase test sul territorio di Parma, la Buon Ristoro e Gesa, che porterà alla creazione di un circuito chiuso del recupero del bicchiere, della paletta, in modo da costruire un circuito che non contaminato di questa plastica, che possa generare un domani di nuovo un bicchiere, quindi un'economia circolare perfetta. Quindi stiamo ragionando su delle possibilità non solo di non inquinare il mare, ma anche di non produrre nuova plastica, o comunque di produrne di meno per riutilizzare sempre la stessa per i nostri prodotti monouso.
Il secondo punto fondamentale per cui stiamo in tutti i modi parlando con le istituzioni, con i legislatori, sia europei che italiani, per mostrare come l'utilizzo mostrare il nostro canale, che evidentemente non è abbastanza conosciuto, è il tema della non sostituibilità, nel senso che i nostri prodotti monouso sono prodotti tecnici, sono fatti apposta per i distributori automatici, sono alloggiati e sganciati dal distributore automatici, quindi non sono facilmente sostituibili con altri materiali. Infine c'è il tema della sicurezza alimentare, il monouso garantisce la sicurezza del consumatore, cioè c'è un motivo perché noi abbiamo il monouso. Il monouso serve per la sicurezza del consumatore, il gestore in qualche modo garantisce questa sicurezza perché viene portato chiuso, viene alloggiato all'interno del distributore, viene sganciato solo nel momento della consumazione. E quindi dubitiamo che insomma si possa utilizzare un sistema di tazze riutilizzabili in luoghi come ospedali o aziende di produzione, ci sembra veramente improbabile. Insomma, come già accennava il Presidente stamattina, riteniamo che questa direttiva abbia delle gravi lacune, soprattutto in un senso. Non c'è stata un'adeguata analisi sull'impatto economico di questa direttiva, quantomeno l'impatto economico è stato fortemente sottovalutato, forse certamente perché è un problema prettamente italiano, cioè le società di produzione del monouso sono italiane, le grandi imprese di gestione sono italiane, quindi insomma probabilmente è stato sottovalutato. L'altro aspetto fondamentale che abbiamo capito confrontandoci soprattutto con la parte europea, abbiamo fatto un grosso lavoro in questi due mesi di comunicazione con l'Associazione Europea, con tutti i parlamentari europei, a prescindere da partire dai parlamentari italiani, abbiamo promosso attraverso parlamentari italiani degli emendamenti alla legge che non sono riusciti a ottenere una maggioranza di voti, proprio perché era un problema sentito molto dagli italiani e poco da altri paesi, senza pensare che c'erano dei paesi del nord Europa che pensavano addirittura da guadagnarci da questa direttiva, perché pensavano forse che i bicchieri di carta sarebbero stati esclusi, e invece non è stato così. Quindi diciamo che però la battaglia insomma non è ancora finita, la nostra associazione continua parlerà con le istituzioni italiane, col Presidente abbiamo un appuntamento col Ministero dell'Ambiente nelle prossime settimane, quindi insomma andiamo avanti a rappresentare quelle che sono insomma le posizioni dell'associazione alle istituzioni, perché riteniamo che questa direttiva distrugga una parte del Made in Italy, a vantaggio di chi non lo sappiamo ancora, però di fatto crea un grosso problema a questo comparto del monouso in plastica, che rappresenta, dati dei produttori, appunto dell'associazione dei produttori, 25 imprese italiane che hanno 3.000 lavoratori, forse non sono tantissime, però sono sicuramente delle aziende leader a livello internazionale, sono delle aziende che vendono in tutto il mondo. Questo lo dico anche per i nostri ospiti, qui in platea ci sono aziende produttori di palette di plastica che insomma sono aziende che hanno 40-50 anni di attività, che sono alla seconda, terza generazione, che producono un prodotto certificato, un prodotto di qualità, un prodotto molto tecnico, che il 1° gennaio del 2021 probabilmente avranno delle serie di difficoltà a capire, insomma in questi due anni sono veramente pochi per riconvertire una produzione. Quindi questa è la nostra missione di questi mesi, e insomma quando arriverà la senatrice Bonfrisco, questa è la domanda che vorrei porgli: che cosa possiamo fare per queste aziende per continuare, perché abbiano una continuazione, continuare la propria attività nel migliore dei modi come hanno fatto finora. Non siamo solo noi che diciamo che questa direttiva ha qualcosa che non va.
Infatti il mediatore europeo autonomamente ha aperto una procedura per investigare sulle presunte lacune e pregiudizi della preparazione della direttiva europea. Quindi, insomma, non sappiamo come andrà a finire questa procedura, però il fatto che il mediatore europeo abbia aperto una procedura dà ragione al fatto che forse, insomma, bisogna aspettare un po' e forse analizzare meglio l'impatto economico di questa procedura e forse anche le analisi fatte dalle università. È stata pubblicata un'analisi dell'Università dell'Ulster che ha spiegato gli aspetti di sicurezza alimentare. L'EFSA, che è l'ente europeo della sicurezza alimentare con sede in Italia a Parma, non è stata assolutamente interessata da questa direttiva. Insomma, è una direttiva che ha molto, che ha un sapore molto di, insomma, elettorale e poco di, insomma, di una direttiva che va a risolvere un problema. Quindi nasce per un problema vero, però poi le soluzioni sono forse un po' sfalsate dal vicino appuntamento elettorale europeo. Il governo italiano. Allora, il governo italiano ha, diciamo, in questa fase diciamo, ha un po' rincarato la dose per il nostro settore, perché ha dato vita a questa Plastic Free Challenge, che effettivamente ha un impatto forse più psicologico che legislativo che noi stiamo iniziando a sentire. Quindi stiamo iniziando a sentire clienti, questo me lo dite voi, gestori, soprattutto grandi aziende, ma anche amministrazioni pubbliche, che danno bandi in cui viene abolita la plastica, quindi abolite le bottiglie, in particolare le bottigliette di plastica, qui facendo un danno addirittura a due industrie: da una parte quella del vending, dall'altra quella delle acque minerali, due industrie in cui l'Italia è leader a livello internazionale, veramente un aspetto importante. Anche questo sarà oggetto dell'incontro che avremo col Ministero dell'Ambiente a breve. E quindi diciamo che questa è la situazione in cui ci stiamo muovendo. Come dicevo, a livello europeo abbiamo speso tante cartucce, forse ce ne abbiamo ancora qualcuna, nello spiegare con tutta la voce che possiamo alle istituzioni europee che c'è un rovescio della medaglia di questa direttiva di cui devono tenere conto. A livello italiano forse possiamo fare qualcosa di più, perché nelle istituzioni europee gli unici che hanno ascoltato la nostra voce sono stati proprio i parlamentari italiani. Forse avete letto dai giornali, si è creato un gruppo di parlamentari italiani che hanno combattuto questa direttiva, ovviamente erano da soli contro il resto del Parlamento, quindi non era un numero sufficiente per avere una maggioranza parlamentare. Però ecco, c'è un doppio problema: questo problema normativo su cui stiamo lavorando è un problema, un effetto che ho chiamato effetto contagio del plastic free. Questa sfida lanciata dal Ministero sta un po' contagiando diciamo le amministrazioni pubbliche e le aziende private nel fare degli interventi che non sono dettati da una legge, sono dettati dall'anticipazione di una possibile problematica. Quindi questo però si porta, da un lato probabilmente porta a un vantaggio comunicativo dell'azienda o dell'amministrazione, che poi subito manda un comunicato stampa per mettere in risalto come, insomma, sono sostenibili questi comuni e queste aziende. Dall'altro però non si guarda, e questo ahimè è molto grave dal punto di vista delle istituzioni italiane, ha il danno che si può creare a dei comparti, non solo come il nostro, ma tutti i comparti che ho citato, quello del monouso in plastica, quello delle acque minerali, insomma tanti comparti che vengono toccati da questa normativa. Quindi questo è un po' per riepilogare. Ovviamente noi, come dicevo, non abbiamo solo diciamo, non lavoriamo solo al contrasto di queste normative, ma quanto proponiamo delle soluzioni. Oggi parleremo, la soluzione nostra
è quella di potenziare il riciclo, perché quello che abbiamo noi è una struttura, adesso l'ingegnere Papadopapa ve ne parlerà, importante sul territorio nazionale di riciclo. L'Italia non è messa male a livello europeo, anzi i dati che ci ha comunicato il Corepla sulle percentuali di riciclo, di recupero e riciclo dell'Italia, della plastica, sono superiori a quelli della media europea. Quindi noi siamo bravi in questo, siamo disponibili a migliorare, e proprio per questo abbiamo dato vita poi a un progetto che è quello del revending. Quindi questo è un po' per anticipare, per riepilogare un po' il punto della situazione, quindi lascio poi adesso al moderatore proseguire un po' la spiegazione. Grazie. Sì, io dirò il meno possibile, visto che voi dovete anche presentare le vostre ricerche. Sicuramente una cosa la vorrei dire, perché mi sembra che voi di questo settore, voi del vending, siete finiti in una morsa di due questioni che coincidono nello stesso tempo. Una è questa vicenda, queste cose che ci ha raccontato lei adesso, la evidenziano, e che tante volte l'Italia in Europa si dimentica di difendere determinati suoi settori strategici, settori in cui è leader. Io mi domando in quali settori non dobbiamo alzare la voce in Europa se non in quelli dove siamo leader, e mi pare che nel vending noi siamo leader sia nella distribuzione sia nella produzione. Si dimentica qualche volta l'Italia, parlo della politica naturalmente, e a maggior ragione dà la possibilità agli altri paesi europei di occupare degli spazi, che magari adesso non riusciamo neanche a capire quali sono, ma ci sono sicuramente, oppure ci saranno, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto della morsa quasi mortale è che stiamo parlando della plastica, per cui uno dice la parola plastica che in questo particolare momento storico è una delle più brutte parole che si possano pronunciare. Non so quali parole peggiori di plastica si possono pronunciare in un contesto politico, in un contesto mediatico, e uno si ferma lì, non va a guardare che cosa c'è dietro, no? Non va ad approfondire. Infatti ha detto bene il Presidente prima, questa direttiva pecca di superficialità. Quindi ci sono, almeno giornalisticamente emergono in questa vicenda, due elementi che premono contemporaneamente, e in mezzo c'è questo settore. Bisogna veramente che la politica italiana, quando arriverà il senatore la solleciteremo, in qualche modo tiri fuori l'industria, l'intera impresa italiana, che in questo momento è rappresentato da un caso come questo. Questo è il mio personale parere e non so che contributo possa dare alla discussione. Comunque vediamo come funziona il riciclo e il recupero. Protopapa, direttore di ricerca e sviluppo Corepla, che è ente per il riciclo e recupero degli imballaggi plastici, un consorzio, no? Sì. Ecco, allora avrà la sua presentazione. Sì, grazie soprattutto per l'invito sia al Presidente che al Direttore, e anche all'opportunità di condividere con voi alcune informazioni, alcuni dati che molte volte sfuggono e che non riescono ad arrivare né nei social né tantomeno sulla stampa o in televisione. Quindi la possibilità anche di capire le dimensioni del nostro settore e che cosa effettivamente si fa in Italia per quanto riguarda il mondo degli imballaggi in plastica, e poi magari vedere nello specifico che cosa stiamo facendo anche per il settore vending. E per rispondere al fatto che la parola plastica effettivamente oggi sembra essere con un'accezione negativa, io comincio sempre con il dire che la plastica non esiste, così ci togliamo subito il pensiero. Perché nei fatti plastica non vuol dire niente. In inglese la chiamiamo plastics proprio perché la plastica è un universo fatto da tanti materiali, ce ne sono centinaia. Qui vedete i codici a cui probabilmente siamo più abituati, perché sono i classici codici che troviamo nelle confezioni e negli imballaggi. Tutti questi codici sicuramente vengono utilizzati in una vending machine, dal polistirolo al polietilene al polipropilene e così via. Quindi sono materiali che voi ritrovate nelle vostre macchine tutti i giorni,
però sono materiali che tra di loro non si parlano, non si mescolano, molte volte è difficile anche separarli perché sono combinati tra di loro, e comunque è necessario anche capire che sono materiali tecnologici. Se prendiamo quello base, quello che probabilmente tutti abbiamo in testa come riferimento, che è la bottiglia di plastica, in realtà il PET, che è il componente con cui queste bottiglie vengono prodotte, si può presentare già in tre forme diverse e poi all'interno di quelle forme avere ulteriori suddivisioni. Quindi è importante che si capisca anche la complessità proprio a partire dalla composizione polimerica e da quelle che sono le caratteristiche di questi materiali. La seconda informazione importante è la dimensione. In Europa si consumano circa 50 milioni di tonnellate all'anno di plastiche. Di queste gli imballaggi rappresentano circa il 40%, quindi siamo sull'ordine di grandezza di 20 milioni di tonnellate. Per darvi una misura del volume che questa quantità può occupare, una balla di bottiglie schiacciate che viene selezionata nei nostri centri di selezione e che pesa tra gli 800 e i 1000 kg può contenere fino a 40.000 bottiglie. Questo vi dà un po' la dimensione volumetrica anche del volume che si muove. È chiaro che l'imballaggio, essendo un prodotto che nasce per essere utilizzato in breve tempo, è anche quello che più velocemente diventa rifiuto. Fa parte della sua natura. È molto più difficile che un televisore, un frigorifero diventino rifiuto nel giro di pochi giorni, mentre se compriamo una bottiglia di plastica è chiaro che il suo scopo e il suo obiettivo lo raggiunge in molto meno tempo, per cui anche i rifiuti ovviamente hanno una quantità di plastiche derivanti dagli imballaggi che è superiore rispetto alle altre applicazioni. Qui vi ho riassunto a livello europeo circa, siamo intorno a 17 milioni di tonnellate oggi come rifiuti per quanto riguarda gli imballaggi, e vi ho riassunto un po' la fine che fanno, no? Perché io poi quando leggo che in Europa ci sono 17 milioni di tonnellate e solo il 30% viene riciclato, io contesto questo dato perché in realtà i numeri sono quelli che vi sto proponendo. Tra recupero di materia, anche detto riciclo, e recupero di energia, che può essere la termovalorizzazione o altri sistemi di recupero del potere calorifico che sono all'interno degli imballaggi, noi superiamo l'80%, siamo molto vicini all'80% in Europa. Il resto non viene buttato a mare, il resto va in discarica, perché in Europa ovviamente ci sono paesi più avanzati come la Germania, che vedremo è al 100% di recupero, e altri paesi che magari soprattutto nel centro-est Europa fanno un po' più difficoltà e quindi utilizzano le discariche. La quantità che finisce in mare è una quantità infinitesima di questi 17 milioni. Si stima, però è difficile secondo me anche fare una valutazione, che siamo sotto le 200.000 tonnellate, che sono sempre un'enormità. Ma rispetto ai numeri che girano, che parlano di 5, 8, 13 milioni di tonnellate di plastica che entra in mare ogni anno, negli oceani ogni anno, l'Europa sicuramente non contribuisce in maniera importante. L'altra cosa che bisogna tenere conto in termini numerici è che tra le tante nuove norme che stanno entrando in vigore, la più importante riguarda la riciclabilità degli imballaggi. Al 2030 tutti gli imballaggi in plastica utilizzati in Europa dovranno essere riciclabili e almeno il 55% dovrà essere effettivamente riciclato. Questo ovviamente pone dei problemi enormi, soprattutto in termini di infrastrutture, di capacità di fare una raccolta differenziata in tutti i 27 paesi della comunità, e poi anche di avere un mercato a valle che possa essere in grado di comprare, di utilizzare, di trasformare tutta questa materia prima, seconda che deriva dalle attività di riciclo. Un'altra cosa importante che molte volte sfugge è la complessità che noi abbiamo nel settore degli imballaggi, perché siamo abituati a pensare alla bottiglia o a un banale film che avvolge il formaggio o il prosciutto, come un qualcosa di estremamente semplice, perché ci conviviamo tutti i giorni. In realtà le tecnologie di trasformazione degli imballaggi sono estremamente complesse, gli imballaggi possono raggiungere in pochi micron anche 7 o 9 strati diversi di prodotti mischiati tra di loro. Quindi questo vuol dire che c'è una complessità sia in sede di progettazione dell'imballo, sia in sede poi di suo smaltimento non indifferente. Un'altra cosa a cui bisogna fare riferimento sono le infrastrutture. Noi ci siamo resi conto che laddove le infrastrutture ci sono, la raccolta differenziata, l'avvio e recupero del prodotto avviene.
Se voi guarderete il grafico che vi farò vedere sulla raccolta differenziata, nel corso di 20 anni non c'è mai un rallentamento, vuol dire che laddove la raccolta differenziata viene fatta si continua a fare e continua a crescere, perché il cittadino consumatore che ha la struttura, che ha i servizi per poterlo fare, continuerà a farlo. Ci sono problemi nel separare gli imballaggi in plastica per la complessità dei materiali e la differenza che c'è tra i materiali che vengono usati. Questo è un altro limite rispetto per esempio alla carta o al vetro, dove le famiglie che devono essere separate sono molto meno, e questo crea complessità poi per quanto riguarda ad esempio il nostro consorzio nel dover selezionare prima di avviare il riciclo i materiali. Si consumano ovviamente risorse ed energia. La quantità al momento può essere anche insufficiente, ci sono dei casi come per esempio il PET delle bottiglie dove la quantità che viene avviata a raccolta differenziata e a riciclo non è ancora sufficiente a coprire la domanda di mercato, e poi quello che dicevo prima, che il mercato a valle non è ancora adeguato. Cosa fa il consorzio Corepla all'interno di questa realtà? Intanto noi serviamo sostanzialmente più del 95% dei comuni e degli abitanti d'Italia, superiamo i 58 milioni, quindi siamo un consorzio che copre tutto il territorio nazionale. Avviamo i nostri materiali o direttamente o indirettamente presso dei centri di selezione e successivamente li cediamo a dei riciclatori, la maggioranza in Italia e alcuni anche all'estero. Poi abbiamo un budget di spesa importante legato soprattutto a quello che riguarda il compenso ai comuni attraverso il cosiddetto accordo ANCI con AE. Nel 2017 il consorzio ha versato più di 300 milioni di euro nelle casse dei comuni, e quanto sento o leggo che la raccolta differenziata costa di più al cittadino e quindi ci sono degli aumenti delle tasse, soprattutto la Tari, per quanto riguarda il fatto che viene avviata una raccolta differenziata, questo non vale certamente per il settore delle plastiche. Nel settore delle materie plastiche e degli imballaggi sono i produttori e gli importatori di plastiche che si fanno carico di coprire il delta costo, non è il consumatore, non è il cittadino. È chiaro che poi alla fine nell'imballaggio del prodotto che compro ci sarà anche questa componente. La seconda voce di costo importante è quella della selezione per separare i vari materiali, siamo intorno ai 150 milioni, e la terza, ahimè, è quella di pagare per poter avviare il recupero energetico i nostri prodotti. Come sapete benissimo, oggi in Italia la capacità di termovalorizzazione non è sufficiente per accogliere tutti gli scarti e i rifiuti che arrivano sia dalla raccolta domestica che da quella differenziata dai rifiuti speciali, per cui per entrare in un termovalorizzatore o in cementificio si paga una cosiddetta gate fee, cioè si paga per poter conferire il prodotto, indipendentemente dal fatto che le plastiche aiutino questa termovalorizzazione perché sono portatori di energia in sostituzione del petrolio o di altre fonti di riscaldamento. Questo in totale rappresenta i costi. Come ci finanziamo? Sostanzialmente il grosso del finanziamento arriva, come dicevo prima, dal cosiddetto contributo ambientale CONAE, dal CAC, che rappresenta circa 400 milioni nel corso dello scorso anno. A questi si sommano i ricavi che derivano dalla cessione dei nostri prodotti ai riciclatori, quindi siamo più o meno in equilibrio. La raccolta differenziata in Italia, come vedete, è continuata a crescere a partire dal 1997, quando Corepla è stato costituito in sostituzione di quello che era il consorzio precedente, si chiamava Replastic. Siamo passati da circa 100.000 tonnellate anno, che era la raccolta soprattutto di contenitori per liquidi, al dato 2017 che ormai supera il milione di tonnellate. Nel 2018 la crescita, probabilmente uno dei pochi settori che cresce a doppia cifra, sarà intorno al 10-12%, quindi ci aspettiamo di raggiungere 1.200.000 tonnellate di imballaggi raccolti su un immesso al consumo di circa 2.300.000. Questo permette di sfiorare ormai nel 2018 i 20 kg pro capite di raccolta differenziata. Di queste, nel 2017 oltre 560.000 sono state avviate a recupero di materia. Sommando a queste 560.000 altre 400.000 tonnellate che derivano dal canale indipendente di commercio e industria, abbiamo raggiunto quasi 1 milione di tonnellate, che rappresenta il 43,5% dell'immesso al consumo.
Il target che ci dà l'Europa oggi, 2018, è del 22,5%. L'Italia ha un target del 26,5%, quindi vuol dire che siamo ampiamente al di sopra di quelle che sono le richieste attuali, non quelle future, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi. Qui vedete un po' lo spaccato, ma soprattutto questa slide la mettiamo per fare vedere che c'è ancora da fare, c'è molto da fare, perché un 40% del prodotto comunque viene o termovalorizzato o in minima parte avviato in discarica. Oggi in discarica purtroppo dobbiamo ancora mandare dal 3 al 5% del prodotto che raccogliamo, e questo ovviamente è un qualcosa che noi vorremmo azzerare, così come vorremmo ridurre la quantità che mandiamo a termovalorizzazione, perché riteniamo che il riciclo meccanico, in generale il recupero di materia, sia la strada maestra comunque per mantenere il valore del prodotto che ci viene affidato. L'Italia, come veniva detto prima, non è certamente messa male. Se andiamo a guardare la percentuale di riciclo, questi sono dati Eurostat, quindi sono un po' vecchi, non sono così attuali come i nostri, però la sostanza non cambia. L'Italia è sostanzialmente superiore alla media europea ed è non distante anche dal paese che viene ritenuto il primo detentore di questo dato del riciclo, che è la Germania. Se poi consideriamo che la Germania utilizza un metodo di calcolo che non è proprio allineato con quello che sarà il calcolo probabilmente del riciclo come recupero di materia per il futuro, probabilmente l'Italia è al pari livello della Germania. Per quanto riguarda la percentuale invece di recupero totale, siamo un pochino più indietro, semplicemente perché la capacità di termovalorizzazione che abbiamo in Italia non è adeguata per poterla sfruttare completamente. Chiudo dicendo un paio di cose ancora. Una per quello che riguarda quella che è la percezione, no? Molti di noi pensano che plastica o plastiche sia un termine brutto, però quando siamo andati a fare poi un censimento all'inizio dell'anno abbiamo scoperto che tutto sommato gli italiani, quelli a cui abbiamo fatto la domanda, la pensano un po' diversamente e ritengono questo materiale ancora indispensabile per quanto riguarda la vita quotidiana. E quello che colpisce di più è che ritengono il settore degli imballaggi probabilmente quello più importante per quanto riguarda il suo utilizzo. Chiudo con un riferimento veloce a quella che è la direttiva, a cui faceva anche riferimento prima il direttore. E questa ovviamente non impatta sicuramente sul vending, ma impatta in maniera molto più significativa su tutto quello che è un po' il mondo del monouso, e questo è solo il punto di partenza, non è un punto di arrivo. Quindi la preoccupazione che abbiamo oggi sui materiali monouso dovrà diventare una preoccupazione che riguarderà gli imballaggi in plastica in generale per i prossimi anni. Però per darvi una misura di alcune volte anche della miopia con cui queste regole vengono scritte, faccio l'esempio del tappo attaccato alla bottiglia di plastica. Ci sono due considerazioni che probabilmente il buon senso ci porterebbe a fare. Il primo: se faccio un tappo che non si stacca, probabilmente peserà molto di più, perché dovrà essere un tappo complesso. Pensate magari a quelle bevande che beviamo normalmente, tipo Gatorade e così via. Quelle non si staccano, ma saranno comunque almeno il triplo come quantità di plastica utilizzata per poter ottenere lo stesso risultato. La seconda cosa: molte di queste bottiglie vengono utilizzate nelle grandi manifestazioni, negli stadi, nei concerti, e credo che a chiunque di noi sia capitato che appena siamo passati al controllo della polizia ci abbiano tolto il tappo, perché altrimenti può diventare un problema. Non commento neanche il discorso di Torino e dei problemi con il vetro che ci sono stati durante la finale che abbiamo perso l'anno scorso. Con questo chiudo dicendo che Coreplo ovviamente si è resa conto che c'è un problema da affrontare anche nel settore di nicchia come il vostro, ha visto in questa opportunità anche la necessità di dover intervenire direttamente insieme a Union Plast, a voi ed alcune aziende del settore. Abbiamo pensato che questo è il modo migliore per rispondere a quelli che sono gli attacchi mediatici, rispondere con i fatti, rispondere con i numeri, rispondere con quello che sappiamo fare meglio, che è lavorare. E con questo lascio la parola poi a Erika Simonazzi. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola a dottoressa Simonazzi vorrei solo dire una cosa sulla plastica, che c'è una distanza tra molte delle cose che adesso ci ha detto Protopapa sulla raccolta, sulla natura anche della plastica, e poi la percezione.
mediatica. E, ecco, una delle questioni, lo dico sempre come prima da un punto di vista giornalistico, è che c'è un aspetto, diciamo, reputazionale sulla plastica, perché tutte le volte che ci vengono raccontati i meccanismi di riciclo o i meccanismi attraverso, oppure ci vengono diciamo imposti dei comportamenti, io vivo a Milano c'è una raccolta differenziata molto puntuale eccetera, poi questo cozza contro certe immagini che magari vediamo in televisione o sulla rete, che riguardano appunto l'inquinamento della plastica, e si annida nel cervello di qualcuno il sospetto che ci sia qualcosa che non funziona tra la raccolta differenziata, uso un termine per semplificare, e tutto quello che succede dopo, se poi alla fine tutto finisce nel mare, no? Ecco, sto dicendo una cosa, come dire, che non ha un grande fondamento scientifico, però è uno degli aspetti fondamentali che poi porta ad avere dei comportamenti ideologici come quelli magari che ci sono nella Commissione europea su questa cosa qua. Cioè, il sospetto non è che finisca nel mare il bicchierino che viene dal vostro vending, ma che finisca nel mare il sacchetto che io porto all'AMSA di Milano. Questo, secondo me, si diffonde e può essere il problema della plastica, che poi va a colpire esattamente chi non c'entra niente, come in questo caso qua. Se posso rispondere velocemente, allora noi possiamo darvi la garanzia che il 100% di quello che viene conferito nella raccolta differenziata finisce certamente o nel riciclo di materia o nel recupero energetico o, nella condizione peggiore, in una discarica, nel quantitativo che dicevo prima. Quindi di sicuro quello che trovate sulle spiagge o che trovate negli oceani, nel mare, non deriva dalla raccolta differenziata. Quello su cui noi insistiamo è che la bottiglia, il bicchiere, il piatto da soli non ci arrivano sulle spiagge, qualcuno ce li lascia. E quindi quello su cui bisognerebbe lavorare, noi ci proviamo, però ovviamente le risorse che abbiamo sono limitate, è il comportamento delle persone, il comportamento delle aziende, il comportamento di chi in maniera incivile lascia in giro un contenitore di plastica, così come lo lascerà sicuramente di vetro, di carta o di qualunque altro materiale. Quello che ha la plastica di più o di diverso è che innanzitutto galleggia molte volte, quindi ovviamente da un punto di vista ottico è quello che si vede di più. Secondo, che si frammenta, e quindi se io ho un bicchiere oppure ho un piatto, magari questo poi si frammenta e diventano quattro pezzi. Allora, quando Legambiente va in giro sulle spiagge, siccome li contano, no? Perché loro non li pesano, perché sono furbi, non li pesano, li contano, dice: abbiamo trovato 50.000 bicchieri in non lo so quanti metri quadrati, pesiamoli, stiamo parlando di 100 kg. Se io abbandono due pneumatici da camion in giro, probabilmente lascio molto di peggio. Quindi quello che bisognerebbe in qualche maniera cercare di condividere è che lavorare sui comportamenti permetterebbe molto di ottenere dei risultati molto migliori e molto maggiori, perché va a insistere proprio laddove si crea il problema. Poi è chiaro che la riduzione del consumo di plastica deve essere un obiettivo, quindi ridurre, riusare, riciclare sono tutti fattori dove l'industria della plastica non si è mai messa contro, almeno non negli ultimi 4-5 anni. Grazie. Allora, la parola a Erika Simonazzi, che è titolare di FLO SPA, giusto? No. FLO, che è leader nella produzione di bicchieri monouso nel vending. Quindi c'è un progetto seguito da Simonazzi, progetto Rivending, che è un progetto di economia circolare, giusto? E quindi qua mi fermo e adesso ce lo racconta. È un progetto. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio Michele e anche il presidente Trapletti per avermi chiesto di intervenire. Io vi avevo lasciato, siccome sono venuta qui a parlare con voi anche l'anno scorso, ci tengo a dire che vi avevo lasciato con una frase, una citazione di Mark Twain, che diceva che quando le bugie hanno fatto il giro del mondo, la verità si sta ancora allacciando le scarpe. E secondo me mai frase fu più azzeccata, pensando a quello che è arrivato dopo, in questi ultimi mesi, in questo anno. Probabilmente la verità stava ancora mettendosi le calze allora, perché è arrivata un'orda di informazioni
superficiali, non legate a dati veramente reali e scientificamente provati, che hanno creato quel fantasma, quello spauracchio della plastica, che adesso veramente si fa fatica quasi a nominare. Poi, se parliamo di quella che noi produciamo, cioè plastica monouso, adesso veramente è forse la parola peggiore da dire in pubblico. Però comunque sono qui perché, come molti già di voi conoscono, sono venuta a presentare un progetto che ci dà la speranza di poter essere ascoltati a livello politico e poter far capire a chi decide che non tutte le plastiche sono inquinanti, non tutti i settori possono utilizzare prodotti che vanno comunque ad aumentare l'inquinamento ambientale o marino, e il vending assolutamente con questo inquinamento non può c'entrare nulla. Già alcune cose che volevo dirvi sono già state dette, comunque le riprendo perché effettivamente l'ingegnere Protopapa vi ha già spiegato una delle cose che allontanano di più quella che è la percezione da quella che è la realtà del mondo delle plastiche, cioè la difficoltà di capirle. Il mondo delle plastiche è un mondo molto molto variegato, tantissime plastiche differenti con caratteristiche differenti. Per esempio, per fare un bicchiere si può usare il polipropilene, si può usare il PET, il polistirolo, oppure, e qua mi sono dimenticata di aggiungerlo, forse un lapsus freudiano, il PLA, un biopolimero compostabile che negli ultimi anni è entrato a far parte pienamente nel mondo delle plastiche utilizzate per il packaging. Quindi è impossibile pensare che il consumatore capisca la differenza tra questi materiali, perché sono molto differenti tra loro. Per fare, per fortuna, un bicchiere per i distributori automatici, però, si può usare soltanto il polistirolo, come diceva anche Michele Adet prima, perché praticamente è solo il polistirolo ad avere tutte le caratteristiche per funzionare bene, sia come caratteristiche tecniche di stabilità, di rigidità del prodotto, ma anche come caratteristiche di resistenza al calore. E sarebbe, se noi poi parliamo del fine vita di questo prodotto e quindi del riciclo di questo prodotto, potete capire come possa essere difficile riciclare tutte le plastiche insieme. Noi adesso la raccolta differenziata la facciamo unendo tanti tipi diversi di plastiche. Queste, come si diceva prima, devono essere selezionate perché si deve arrivare a un monomateriale. Vi faccio un esempio per tutti: se noi avessimo un bicchiere di PET, che sono quelli usati per la birra, per esempio, molto belli, trasparenti, lucidi, infrangibili, e un bicchiere di polistirolo che usiamo per il vending, e li ricicliamo insieme per fare un altro bicchiere, che poi non sarebbe neanche possibile, ma diciamo che si può, comunque questo bicchiere almeno ci dobbiamo aspettare che non abbia le caratteristiche di resistenza al calore che deve avere un bicchiere vending, perché la componente PET, che non resiste al calore perché resiste fino al 50 gradi, andrebbe a impoverirlo di quel valore che ha e che viene utilizzato per la distribuzione automatica. Quindi è importantissimo separare bene le plastiche tra di loro prima di riciclarle. Qua velocemente, i ricicli che oggi sono attivi, allora parliamo di riciclo meccanico primario. Praticamente io in Flow produco un bicchiere, ci sono degli sfridi di lavorazione che vengono subito rimessi nella macchina per essere rilavorati e vengono e creare nuovi bicchieri. Quindi praticamente questo è riutilizzo di materia prima che è come quella vergine, non è inquinata, è perfetta, non ha perso il benché minimo valore. Il meccanico secondario, che è quello su cui noi puntiamo per il revending, è un trattamento meccanico che mi va a triturare la plastica che ha usato post consumo, il bicchiere, creando dei pezzettini di plastica oppure dei granuli che poi verranno riutilizzati per fare un nuovo prodotto di riciclo. Ed è importante, come dicevo prima, che il materiale sia il più possibile puro, non inquinato da altri tipi di plastiche. Il materiale ottenuto è tanto migliore quanto più la plastica di partenza è omogenea. Poi esiste un tipo di riciclo che è un po' più innovativo, ancora non è
attuato, ci sono tanti test, sperimentazioni, i produttori di plastiche sono a buon punto comunque, che si chiama riciclo chimico, quindi il prodotto in plastica che è un polimero, quindi una macromolecola costituita da monomeri, quindi piccole unità elementari unite insieme, viene depolimerizzato, quindi si spezzano i legami del polimero, si ritorna all'unità di base ed è come tornare alla materia prima vergine. Da lì poi, attraverso un nuovo processo di polimerizzazione, si potrà ricreare qualsiasi tipo di manufatto. Alla fine poi c'è il recupero energetico, quindi la termovalorizzazione, e ci tengo a dire che le plastiche hanno lo stesso potere calorifico del gasolio, quindi possono essere utilizzate come materiale alternativo al gasolio, portando alla riduzione del gasolio quando utilizzate come produttori di energia. Noi puntiamo sul riciclo meccanico con revending, perché comunque è quello più ecologicamente sostenibile, perché si tratta soltanto di rispezzare meccanicamente, quindi con poco spreco di energia, un prodotto dopo che è stato utilizzato. Allora, revending, per chi non lo sapesse di voi, qua forse mi ripeto con molti di voi, comunque è un ciclo di recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica per distributori automatici. Per rendere concreto, sostenibile il riciclo di tutti i bicchieri di plastica vending, io dico magari i bicchieri, ma includo sempre anche le palette. Le includo perché fortunatamente anche le palette sono in polistirolo, quindi recuperando bicchieri e palette insieme recuperiamo un materiale assolutamente omogeneo, monomateriale, creando un ciclo conforme alle richieste dell'Unione Europea secondo i principi dell'economia circolare, quindi uso e poi riciclo e ritorno a utilizzare. Evitare lo spreco di un materiale che ha un'altissima qualità e valore, ridurre la quantità di rifiuti nell'ambiente, laddove vengano immessi nell'ambiente, lo ricordiamo, e trasformare il concetto di bicchieri e palette vending da monouso a pluriuso, perché io le uso, poi le riutilizzerò ancora e ancora un'altra volta, perché comunque le plastiche, se riciclate in modo corretto, quindi dopo una corretta selezione, hanno una capacità di essere rilavorate tante volte, sono materiali eccezionali, è antipopolare dirlo, però la plastica è una delle invenzioni più ecosostenibili che ci sia stato nell'ultimo secolo. Purtroppo l'abuso in alcuni casi e lo scorretto utilizzo ha portato a questa percezione di cui parlavamo prima. Allora, perché revending ha molto senso? Perché il canale vending fortunatamente utilizza tutti prodotti in polistirolo, quindi monomateriale. Non c'è il passaggio di selezione che normalmente viene fatto, anzi obbligatoriamente, dopo che si sono raccolte tutte le plastiche insieme. Viene utilizzato in loco, io bevo il caffè alla macchinetta e poi lo butto direttamente nel contenitore di fianco alla macchinetta. I bicchieri sono puliti, sono utilizzati soltanto per metterci dentro caffè, tè o al massimo cappuccino. E poi è importantissimo quindi il monoutilizzo, sono già contenitori per il contatto alimentare e che vengono utilizzati soltanto per determinati alimenti, neanche per chissà che cosa. Non siamo stati i primi a pensare alla raccolta dei bicchieri vending in Europa, ci sono stati casi che si sono ogni tanto si sono accesi ma anche spenti in altri stati europei, per esempio le microraccolte da aziende private che organizzano mezzi propri che devono andare in tutte le aziende a recuperare i bicchieri vending post consumo. Save a Cup è un'azienda privata che c'era in Inghilterra tanti anni fa, è fallita, e dopo adesso ha provato a ripartire con un competitor, Simply Cup. Poco importa che parliamo dell'Inghilterra, quindi parliamo di raccolta dei bicchieri di carta, perché là vanno per usi, per costumi, soprattutto i bicchieri di carta. Perché alla fine è il concetto del revending, di recuperare qualche cosa che è facilmente recuperabile perché è appunto consumato in loco e monomateriale. Questa micro raccolta però ha una criticità. I costi logistici sono esagerati, quindi è poco probabile che possa funzionare per
per, a livello ampio, ecco, magari ci sono piccole prove con pochi siti, però alla fine i costi di una micro raccolta di un prodotto così povero come un monouso post-consumo non sono giustificati. Ultimamente ho letto che c'è un'azienda in Francia che si chiama Verso, che è un riciclatore che si è messo in proprio anche nel chiudere il cerchio, quindi praticamente questo offre un pacchetto alle aziende che hanno le vending machine in casa, diciamo tipo Barilla, che compra come pacchetto questi contenitori e poi l'azienda, il riciclatore, passa ogni tot, diciamo ogni 3 mesi, a raccogliere tutti i bicchieri che hanno recuperato in questi contenitori. Il problema è che se si guardano i pacchetti che offrono sono molto molto costosi e poco sensati. Sinceramente vedo poche aziende disposte a spendere per il recupero, ha fatto una stima di 1000 bicchieri usati dai 10 ai 30 euro. E poi anche la raccolta trimestrale, quindi l'azienda deve tenere in casa tutto il materiale per parecchio tempo. Poi ci sono dei casi tipo le cauzioni, come nelle bottigliette in PET. In Germania le bottigliette in PET vengono raccolte attraverso sistemi di cauzione, reverse vending. Anche i bicchieri, in passato, negli anni 90 è nato questa tipologia di recupero. Praticamente il bicchiere, noi li facciamo, purtroppo questi bicchieri hanno un fondello con una dentatura particolare che viene letta da un lettore ottico, quindi praticamente una volta consumato lo buttano in questi in queste macchine a fianco delle macchinette e ricevono indietro la cauzione. Però non si è mai allargato, non è mai esploso, non ha mai funzionato veramente, e secondo me la criticità è che c'è un commitment del gestore troppo alto, cioè il gestore deve mettere le macchine, deve recuperare i bicchierini, perché poi sono affari suoi, cioè l'azienda gli dice tu mi metti la tua macchina e poi i bicchierini me li porti via tu. E quindi immagino ovviamente che i gestori, poi così tanto contenti di fare una cosa del genere, non lo fossero. E non essendo obbligatorio, a maggior ragione, non l'hanno mai spinto. Solo le aziende, magari, che sapevano che esisteva, gli dicevano adesso me lo fate, e allora per le gare d'appalto magari c'era questo obbligo, e allora qualcosa c'è, però è ancora veramente a un livello di super nicchia, solo in Germania. La raccolta della plastica oggi, come si fa? Si raccoglie tutta la plastica insieme, in un ufficio, diciamo, in un'azienda, passa alla municipalizzata. Questo ve l'ho messo perché non è così chiaro per tutti, per i non addetti ai lavori, capire che fine fa il rifiuto che poi butti nel contenitore. Quindi passa la municipalizzata, a Parma è Iren, che la stocca a casa sua, dopodiché viene mandata agli impianti di selezione delle plastiche, che sono selezionatori ottici che possono selezionare in modo molto efficiente qualsiasi tipo di plastica, possono separare polipropilene da polistirolo, da PET, eccetera eccetera. Dopodiché segue un pretrattamento del prodotto selezionato per arrivare a essere riciclato. Il pretrattamento è un lavaggio più o meno spinto e una rigranulazione del prodotto. Tutto quello che non ha un mercato a valle, cioè che non è richiesto perché non ci sono riciclatori interessati al riciclo, finisce in un ammasso di plastica mista di scarsissimo valore che si chiama Plasmix, che normalmente viene o mandata, l'ingegnere Protopapa mi potrà dire se sto dicendo una cavolata o no, all'inceneritore direttamente, oppure qualcosa in discarica, immagino. Comunque, scarsissimo valore, ma almeno c'è il recupero energetico. Il polistirolo, cioè quello dei nostri bicchieri, ha una richiesta a valle bassa perché c'è pochissima disponibilità di materiale e di materiale puro. Quindi comunque sono ancora poche le plastiche in cui c'è una richiesta altissima, tipo il PET, quello delle bottigliette. Con il modello revending è un modello che tende a semplificare questo giro, perché da 5 passaggi si passa a 3. Effettivamente raccogliendo di fianco al distributore tutto ciò che è polistirolo, quindi le palette e i bicchieri, noi evitiamo la selezione perché siamo già monomateriale, e i lavaggi forti perché sono prodotti tendenzialmente puliti, quindi evitiamo 2 passaggi importanti e costosi, molto costosi.
Non solo, diciamo che abbattiamo comunque, secondo il nostro modello, questo poi dopo ve lo ripeto anche dopo, i costi logistici per il recupero dei bicchierini, perché quei bicchieri che vengono raccolti separatamente dalle altre plastiche miste, cioè bicchieri e palette revending, sono all'interno di un sacchetto di un colore diverso da quello della plastica. A Parma la plastica è gialla, c'è il sacco giallo, revending li abbiamo messi in un sacco verde, d'accordo con la municipalizzata di Parma, che prende il sacco verde insieme al sacco giallo e lo tratta esattamente come il sacco giallo, cioè raccoglie tutto insieme e sfrutta già i suoi passaggi per recuperare il sacco giallo, dove ci mette anche il sacco verde. Dopodiché a casa sua butta tutto, diciamo, nei suoi magazzini, recupera solo i sacchi verdi, li dà in carico a Coreppla, che li avvia direttamente a riciclo. Quindi, come potete vedere, è piuttosto semplice come giro, non richiede passaggi complessi che potrebbero inficiarne il funzionamento. Ecco qua, giusto per farvi vedere un'immagine di quello che oggi è il contenitore revending, i bicchieri vengono impilati, perché all'interno del contenitore c'è una griglia per impilare i bicchieri e compattarli il più possibile. E poi il nostro claim, revending, dai valore alla tua pausa caffè, non sprecarla, che viene apposto sopra ad ogni contenitore. E poi vedete che sporge il sacco verde, quello di cui parlavo, che si differenzia da tutti i sacchi di raccolta differenziata di Parma. Quindi la raccolta diventa efficiente e sostenibile, perché i volumi di prodotto sono ridotti, perché normalmente noi abbiamo dei contenitori per la plastica con un buco centrale grosso dove finisce di tutto e quindi si raccoglie spesso aria, i bicchieri non impilati fanno un tantissimo volume ma alla fine non c'è quasi niente. Qui riduci di tanto il volume, quindi è un efficientamento anche sicuramente per IREM, per la municipalizzata che poi deve recuperare il prodotto. Non c'è costo aggiuntivo per il trasporto, sfruttiamo già quello che c'è, le municipalizzate. Non c'è preselezione del prodotto, è già tutto prodotto omogeneo polistirolo. E quindi ci sono tutte le caratteristiche per essere fiduciosi che il progetto funzionerà. Gli organizzatori del Tessu Parma, oltre a Flo, sono due gestori, Buon Ristoro e Gesa, che sono degli importanti gestori sul territorio di Parma, non solo su Parma, ma su Parma hanno una quota di mercato rilevante. Buon Ristoro per quello che riguarda tante aziende importanti su Parma, noi siamo partiti con questo test soltanto da aziende veramente grosse, perché abbiamo bisogno di capire ancora se funziona, quindi siamo andati in Barilla, Cerve, Casappa, Sidel, sono tutte aziende che oltre a Barilla, che conoscete tutti, hanno 500 e più dipendenti. Gesa per tutto quello che riguarda l'Ateneo Parmense, che ha reagito con grandissimo entusiasmo a questo progetto. Poi ovviamente IREN, che è l'anello cruciale, senza la municipalizzata noi non avremmo neanche fatto partire il progetto, quindi l'idea è di allargarlo dopo il test pilota altrove, però ci vuole una collaborazione come le municipalizzate locali. E poi ovviamente le associazioni che ci hanno sostenuto e che ci stanno sostenendo in modo effettivo, Confida, Coreppla e Unionplast. Il progetto è partito a ottobre. L'obiettivo è raccogliere circa 2 tonnellate di bicchieri e palette, sfruttando soltanto queste aziende che avete visto, quindi ancora molto limitato, è proprio un test piuttosto piccolo, in 2 mesi per avviarli al riciclo. La verifica della qualità del materiale raccolto, ovviamente, capire se comunque, anche se abbiamo fatto un contenitore che dovrebbe essere molto intuitivo, può essere lo stesso inquinato da altri rifiuti, quindi la verifica dell'inquinamento che ci può essere nel momento in cui si buttano via i prodotti. E la valutazione della sostenibilità economica del ciclo. Obiettivi 2019 sicuramente di estenderlo in Italia e quindi una volta messo a punto con il test pilota il ciclo, la nostra ambizione è sicuramente di andare in altre regioni, altre gestioni, altre municipalizzate. E la comunicazione agli stati europei l'abbiamo già praticamente fatta, però comunque continueremo a muoverci perché anche dei piccoli nuclei rivendi possano nascere in altri stati.
e la chiusura del cerchio per noi è il cap to cap, perché praticamente se ci sono riusciti con i PET a utilizzare PET riciclato da rimettere nelle bottigliette per uso alimentare, ci si deve riuscire anche coi bicchieri, perché le bottigliette hanno una filiera meno controllata dei bicchieri vending. Le bottigliette possono essere usate a casa per qualsiasi tipo di utilizzo, ci si può mettere dentro di tutto, degli inquinanti pesanti, quindi sono molto più a rischio di quello che può essere un bicchiere che una volta bevuto butti via e butti di fianco alla macchinetta del caffè. Poi giusto aggiungo una cosa per chi di voi potrà essere interessato a sviluppare l'argomento. I bicchieri qua li ho fatti vedere bianchi, perché vabbè, è un caso, ma in realtà non proprio, nel senso che più i prodotti che vengono raccolti con il ciclo revending sono chiari, quindi trasparenti o bianchi, meglio è, perché nel momento in cui ci si trova a riciclare il tutto per farne un altro prodotto, se noi raccogliamo dei bicchieri nocciola, che sono la maggior parte dei bicchieri vending diffusi in Italia, alla fine il prodotto diventa nero, grigio scuro, marrone, e quindi si perde un po' di questo valore. Questo però è una cosa aggiuntiva di cui si discuterà eventualmente più avanti. Grazie a tutti. Grazie alla dottoressa Simonazzi. E qui siamo andati leggermente lunghi con i tempi, quindi direi di fare la pausa. Volevo dirvi che per quanto riguarda la senatrice Anna Bonfrisco, che diventa fondamentale a questo punto perché è il terminale politico a cui questo tema della direttiva va fatto presente da voi, dovrebbe arrivare nel pomeriggio, quindi per la successiva tavola rotonda, quindi la facciamo intervenire lì. Va bene così? Grazie, allora ci si rivede alle 2:30.